quinto giorno qui a Ischia. I soccorritori, ma anche tantissimi volontari, non si fermano mai, continuano a cercare di mandare via la mole di fango, di togliere i detriti, di rendere di nuovo accessibile l'isola. Mentre si scava ancora per cercare gli ultimi dispersi, si tiene d'occhio anche il cielo, che minaccia di versare altra pioggia nel fine settimana. Ma questa volta non si arriverà impreparati. Entro venerdì, infatti, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e tutti gli attori istituzionali dovranno individuare e delimitare una zona rossa più allargata di quella che ha colpito Via Celario ed estendersi anche a Forio e Laccameno per proteggere i residenti. I nostri tecnici, i nostri ingegneri stanno in questo momento facendo dei sopralluoghi, verificando, ovviamente sono sopralluoghi speditivi, quindi a vista si valuta qual è la pericolosità della singola abitazione rispetto alla possibilità di ulteriori frane, visto le previsioni di maltempo, anche per la giornata soprattutto di domenica. In base a quella quindi verrà dato un piano preciso di evacuazione, sapremo esattamente quante persone sono in quella zona, quante ne vanno evacuate, quali sono le case sottoposte a un nuovo rischio. Quante persone può riguardare? Guardi, credo che saranno un migliaio di persone. Dove li metterete? Sarà individuato come punto di accoglienza di questa popolazione il palazzetto dello sport, le palestre di questi comuni limitrofi. Il comune di Casamicciola intanto si dovrà dotare in tempi rapidissimi di un piano straordinario di protezione civile che a oggi sembra non avere. Al nostro repertorio non risulta consegnato un piano di protezione civile del comune di Casamicciola. Potrebbe essere che esiste e non è stato ancora esibito alla regione. Abbiamo provato a chiedere notizie su questo piano di protezione civile alla commissaria straordinaria per il comune di Casamicciola, ma oggi non è stato possibile.